Altamarea costruisce gommoni dal 2003 e il cantiere ha sede a Palermo. Ha una gamma di 7 modelli da 19 a 35 piedi e questo è proprio il più grande, il Wave 35 GT. In coperta ci regala due prendisole molto ampi, uno a prua e l'altro a poppa. La dinette è comodissima e sotto coperta c'è una cuccetta per due persone e il bagno separato. È lungo 11,30 m, ma per evitare l'immatricolazione è omologato entro i 10 metri. Oggi lo proviamo equipaggiato con due fuoribordo Honda da 250 cavalli nella colorazione Sporty White. Oggi molti preferirebbero starsene in porto. Il mare è mosso e l'onda è una delle più cattive, ripida, secca, difficile da affrontare per qualsiasi mezzo. Usciamo dal porto di Genova per assaggiare questi motori e questo gommone. Questi fuoribordo Honda basano la loro potenza su un monoblocco V6 da 3,6 litri. Le prestazioni di questo motore sono affidate a un'architettura piuttosto interessante. Un albero a camme per bancata che governa 4 valvole per cilindro con il sistema VTEC, che varia la fasatura delle stesse valvole regolando sia il tempo di apertura che la loro alzata. Quella è Genova e questo è il mare mosso di cui vi dicevo, che qui davanti alla diga sente anche l'onda di risacca, per cui è il peggiore che possiamo avere, ma navighiamo alla velocità di 20 nodi consumando complessivamente 50 litri ora. I motori sono a 3500 giri minuto. Ho dato un po' più di gas e devo dire che sono piuttosto sorpreso che su queste onde si possa navigare a 25 nodi tutto sommato in maniera molto confortevole. Il consumo è passato a 70 litri ora e i contagiri dei due fuoribordo sono illuminati di verde. Questo significa che il sistema ECOMO sta funzionando. Si tratta di una serie di mappature che mettono il motore nella condizione di miglior funzionamento e anche di minor consumo. Se tengo l'acceleratore costante, cambia il rapporto stechiometrico, ovvero sia viene immessa nei cilindri più aria e meno benzina. Questo ne fa un motore parco nei consumi, docile, tranquillo, ma anche scattante. Perché quando do gas, la centralina elettronica capisce che ho bisogno di più potenza, che voglio più vigore e allora non solo manda in camera di scoppio più aria e più benzina, ma cambia anche il rapporto stechiometrico, cioè la quantità di benzina in rapporto all'aria, per farmi sentire tutta la coppia del motore. Il fatto è che quando hai un motore con queste prestazioni, anche se il mare è mosso, ti viene voglia di andare. E devo dire che l'Altamarea 35 risponde bene. Per il momento non mi sento in difficoltà. Stiamo navigando a 40 nodi, i motori sono a 5000 giri minuto e leggo un consumo di 120 litri ora, ma tenete conto che non posso alzare il trim e che queste onde mi rallentano la corsa notevolmente. Anche a questa forte velocità, se non tocco il gas, dopo un po' l'ECOMO entra in funzione, da solo. È chiaro che se do tutta la manetta occorre tirare fuori 500 cavalli e quindi ci vuole tanta benzina. Guardate come cambia velocemente il panorama alla mia destra. Stiamo andando veloci, molto veloci. Il consumo massimo di questi motori è di 150 litri ora e la velocità che abbiamo toccato in queste sfavorevoli condizioni è di 45 nodi.
Com'è Nick? Tutto bene? Bene. No, ho dovuto dare tutto trim, guarda, perché bisognava sostenere la prua, capito?